Sale che ultimamente qualcosa viene copiato anche da noi, quindi è proprio un meccanismo di contaminazione. Una delle reti con la quale noi ci troviamo veramente, veramente bene è quella dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi. La cito perché prima di muovermi ci parliamo sempre, siccome le buone pratiche che presento fanno parte spesso di cose che abbiamo copiato dagli altri comuni. Inoltre, essendo una direttiva nazionale, colgo anche l'occasione per invitare Bagnone magari a fare un pensiero di adesione all'associazione. E noi siamo in carica da 4 anni e siamo partiti con questa volontà di applicare, insomma, delle scelte sostenibili. Sostenibile è il termine che mi piace. Mi piacciono meno termini come green economy, altri termini quindi che non uso mai, non li uso anche stasera. Quindi sostenibile è un termine che mi piace. E partendo abbiamo visto che c'erano diverse realtà anche in Piemonte dalle quali si poteva capire qualcosa. E così piano piano siamo arrivati in contatto dell'Associazione Comuni Virtuosi, abbiamo visto le 5 linee guida che erano gestione del territorio, tutto quello che viene dietro, quindi consumo di suolo, attenzione a quanto riguarda tutto l'aspetto idrogeologico e così via. La mobilità sostenibile, che è più importante nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, a volte soltanto cambiare un senso unico, mettere un limite dei 30 all'ora, vai a cambiare l'abitudine dell'anziano che andava in macchina tutte le sere in centro, è già un pericolo. Quindi mobilità sostenibile, gestione del territorio, ecologia, a partire dalla macchina comunale, quindi con degli audit energetici, percorso di certificazione ambientale, certificazione EMAS, e la gestione dei rifiuti, e con, poi noi abbiamo aderito dopo anche al gruppo che adesso è diventato associazione con la città di Capannori, capofila verso il rifiuti zero, e poi nuovi stili di vita che passano attraverso tante cose. A me piace dire pensare a un comune, a una città comunque a misura d'uomo, quindi che riscopra un po' le vecchie abitudini, magari anche usando le tecnologie attuali, con ad esempio l'utilizzo della famosa casetta dell'acqua, che da noi va fortissimo, ci permette di avere circa 22.000 litri al mese di erogazione, con cestelli, bottiglie dell'acqua, eccetera. E in quel centro abbiamo proprio fatto un centro del nuovo stile di vita, dove siamo andati a ricreare un parco per i bambini, adesso stiamo pensando proprio a un po' di sensibilità fotovoltaiche, e un punto che si raggiunge a piedi e senza la fretta del carrello, eccetera, si ritorna un po' quello che si diceva una volta nelle vecchie fontanelle, dove si andava proprio. Quindi si recuperano quelle abitudini in chiave moderne. Altri percorsi sono quello della riduzione del rifiuto. In 2 anni abbiamo diminuito la produzione di rifiuto del 30%, la percentuale 35% circa, dove la percentuale annua mi pare che sia, oddio, non la ricordo, ma molto inferiore, un ordine di grandezza inferiore. Non siamo neanche più bravi, però attraverso una serie di azioni come i detersivi alla spina, noi abbiamo tutti i negozi di detersivi alla spina, abbiamo applicato le sporte, le stoviglie verdi in tutte le mense, le sagre, l'acqua in bocca nelle scuole, e questo è un altro applicativo. Per quanto riguarda l'infrastruttura, wifi dal 2010 in tutto il comune, copertura gratuita in tutto il centro, in tutte le piazze del centro, biblioteca, comune, scuole, e poi in convenzione per tutti i cittadini e le aziende. Questo è stato un grosso salto di qualità, perché ad esempio alcune aziende piccole, di liberi professionisti, di web designer, eccetera, che avevano già ad esempio lo studio casale, aspettavano per ritornare, perché come sapete le grandi aziende, il classico problema del digital divide, non investono nei piccoli comuni, quindi questo ci ha permesso di fare un salto di qualità in quel senso. E poi si apre l'aspetto dell'energetico, e quindi 2 anni fa siamo partiti col progetto di passaggio completo dell'illuminazione pubblica e cimiteriale LED, che abbiamo concluso ora, e quindi abbiamo fatto con Enel, tra l'altro, quindi abbiamo tutti gli archi LED nel comune e più tutti i lumini del Camposanto,
già da 2 anni passati con tecnologia LED. Il risparmio è certamente considerevole. Ora stavamo ragionando su un ulteriore passo in avanti, che era quello di illuminare in modo, diciamo, più smart, più intelligente, le piccole viuzze a solo transito pedonale, quindi accendere le luci solo quando serve, oppure l'altro accorgimento, se ne parlava prima con il professor Tartaglia, quello di diminuire l'intensità luminosa, quindi l'approvvigionamento di energia nelle ore notturne, quando di fatto serve meno illuminare. E poi nell'ambito del progetto di innovazione energetica, allora, sono successi alcuni meccanismi che a me stanno, che a noi come amministrazione stanno dando tanta soddisfazione, che sono stati il coinvolgimento dei cittadini e la formazione, la neoformazione. La scorsa settimana avevamo Gian Piero Goglio, che saluto, a Mirabello, e in una decina di cittadini si sta partendo con un gruppo di acquisto, e per me questa è una grandissima soddisfazione, perché sembra dire delle cose banali, nelle città ci sono già, e nei paesi dove dovrebbe essere più semplice mettersi insieme per aumentare la qualità e abbassare il prezzo, invece a volte è più difficile. Questa è per tornare ai confini. A volte il confine è davvero una casa e casa vicina. A volte i due vicini non si parlano e chiedono al sindaco di risolvere il problema con i vicini. E quindi è radicato questo confine, a volte proprio anche nelle piccole storie quotidiane infinitesimali. E...